Porto Italia nel mondo che cambia è lo slogan scelto da Federagenti per l'assemblea nazionale che si tiene a Taranto e che vede la presenza del presidente nazionale Alessandro Santi, del responsabile regionale di Raccomar Marcello Gorgoni e di quello ionico Giuseppe Melucci. Un appuntamento importante che rilancia il ruolo degli agenti marittimi raccomandatari e mediatori, un ruolo importante nello scacchiere della portualità che vede la Puglia come regione protagonista per il rilancio di un settore vitale per l'economia, un settore che ha però bisogno di provvedimenti tali da poter sostenere le iniziative messe in campo dalla stessa Federagenti. Taranto è una sede dove sta crescendo molto dal punto di vista portuale, quindi gli agenti marittimi hanno scelto Taranto e la Puglia. La Puglia perché non dimentichiamo tutti i porti della zona dell'Adriatico, quindi grande fermento e grande attività, perché loro poi sono questa connessione tra la terra e il bordo, quindi sono un elemento importante dell'economia marittima e di tutto ciò che gira intorno. Passare sui territori e di portare questo stimolo, questa forza della portualità, cercare di portare le nostre iniziative, le nostre idee a vantaggio di chi governa questo paese e questi territori per cercare di far capire che la blue economy, l'economia blu, in tutti i suoi aspetti è fondamentale per il territorio, per l'economia di questo paese e dei territori. Lo Ionio e l'Adriatico si incrociano in una terra, la Puglia, ponte fra Oriente e Occidente, in un sistema portuale in grande crescita, con la rivalutazione della figura degli agenti marittimi raccomandatari. Assolutamente sì, noi agenti marittimi siamo quell'anello di congiunzione tra la terra e il mare, quelli che rendono il flusso delle merci, delle persone fluido, quindi senza intoppi. Quindi la nostra attività silenziosa rende questi flussi sicuri e continui.